Affianco a me Alex Zanni, benvenuto Alex. Ciao a tutti ragazzi, ho visto la partenza, subito un piccolo mucchio, ma dai dai, via. E si continua allora Alex, e poi terminerà naturalmente con la cuccia. Allora seguiamo la gara, poi andremo a parlare con Alex e ci spiegherà perché è qui, chi rappresenta e cosa fa nel mondo del motocross. Alex Zanni a mio fianco, ma è la cuccia là davanti. Allora cambio di team per il pilota toscano numero 211, per il leader in questo momento della gara che è scattato, perché abbiamo visto purtroppo la caduta che ha compromesso già in questi primissimi istanti la gara per Croci, e mi è sembrato di vedere Monticelli. No, non era Monticelli, era sicuramente Furbetta Monticelli, ecco, l'ho visto passare adesso velocemente, ho individuato la livrea celeste del team Marchetti Leopard, ed ora la bagarre nelle posizioni centrali, ecco alle spalle Cenerelli in terza posizione, un ragazzino marchigiano con la Husqvarna numero 209, poi mi sembra di vedere una Honda del tuo pilota Michele Cervellina. Alex, grande Michi, sembra un po' una pecca in partenza, però dai, ci stiamo lavorando e lì dai, lui è un duro e sicuramente lotterà per andare a recuperare, perché ha una tabella rossa sulla sua moto, sulla sua Honda, quindi sicuramente cercherà di mantenerla dopo lo sgarbo che ha subito alla mezza terme e che abbiamo visto poco fa sulla pagina Facebook che sta diffondendo questa prima gara della classe MX2, il primo giro che si è già concluso. Allora andiamo a vedere, grazie al live timing, Lucci, Monticelli, Cenerelli terzo, Toccacelli quarto con il numero 60, poi Nicola Bertuzzi davanti a Cervellin, il tuo Michele che è in sesta posizione, poi Fabri, Burrotti e tutti gli altri che stanno lottando per le posizioni di vertice, un gruppo che si è molto allungato. Questo tracciato molto impegnativo, segnato buche, canali, è il vero tracciato di motocross. Infatti il Miravalle, come si dice all'epoca, molte modifiche, molto bello, l'ha fresato prima di partire, quindi ha segnato un po' con canali, buche, con più differenze, però a volte qualche traiettoria un po' singola, diciamo. Sì, è mono traiettoria, ma abbiamo visto poi invece la capacità di chi ce la fa a trovare anche vie alternative, come in questo caso mi è sembrato di vedere Furlotti che ha avuto la meglio nei confronti di Angelo Fabri e quindi è andato a guadagnare la settima posizione strappandola ad uno dei piloti di vertice della Under 21, Furlotti quindi in bagarre anche Fabri in bagarre anche lui. E andiamo a vedere intanto Monticelli che sta inseguendo Nicolas Lappucci, scattato benissimo, e guarda quanto spazio hanno già guadagnato nei confronti degli inseguitori. Sempre terzo Gianmarco Cenerelli, il numero 209 per quel che riguarda l'Husqvarna del team marchigiano, e poi Toccacelli, Bertuzzi e Cervellin che ancora lì, ma sta andando all'attacco, mi sembra proprio lui la curva KTM che cerca di attaccare Bertuzzi, che però per il momento riesce a tenerlo dietro, mentre attenzione perché arriva anche Simone Furlotti, protagonista del campionato europeo. Cenerelli inquadrato con il numero 209, poi Cervellin, scusi bene, che ha avuto la meglio nei confronti di Bertuzzi, che però torna sotto e attacca nuovamente senza timore reverenziale, però la traiettoria è a favore di Michele, quindi curva davanti. No, siamo sempre dei nostri, perché come dicevo dai, sto allenando sia Michi, ma trovando la mano a Bertuzzi in punta, mi sono messi molto bene. E quindi bandiera, e c'è stato allora c'è un intervento per un pilota, ma mi sembra che sia già risolto, quindi questa è la cosa positiva per quel che riguarda questo intervento, la bandiera bianca con la croce rossa, e non sappiamo di chi possa trattarsi. Vedo ci sono dei piloti che non sono partiti e non sono transitati, Camporese Saburi se non è partito, perché ieri il pilota del team Astar Fortiser si è rotto il radio, purtroppo non ha caduta nel corso delle prove, quindi dispiacere per lui, per il team e soprattutto per David Pirifazzi, che quest'anno ha avuto parecchi problemi con i piloti. Infatti ero lì, ho visto anche la caduta, diciamo che tutto sommato gli è andato anche bene, dai via, via. È vero, è caduto in un punto veramente brutto, è rimasto traversato, in due o tre gli sono saltati sopra perché non hanno fatto il tempo a rallentare. Intanto l'attacco del
numero 747, che va a buon fine nei confronti di un giovanissimo Gianmarco Cenerelli, al secondo anno con la 2.54 tempi. Gianmarco, quindi per lui non era facile rimanere davanti a chi invece si sta ben comportando nell'italiano, tabella rossa, campione in carica, ma anche e soprattutto nel mondiale, anche se le ultime prove, soprattutto in Lettonia domenica scorsa, sicuramente ci saremmo, ti saresti e lui sicuramente si sarebbe aspettato qualcosa di più. Infatti, come dicevamo e abbiamo parlato anche ieri, Michele sta arrivando da un periodo, un infortunio, quindi ha fatto solo le gare, che si tratta Arco, Valle, Sbarre e Lettonia, quindi è salito in moto questa settimana per gli allenamenti normali, diciamo, quindi speriamo bene per la Manche, per finire di Manche. Speriamo anche perché il campionato italiano è importantissimo, non solo come tenersi in allenamento per mantenere la tabella rossa e portare a casa un altro titolo, ma proprio perché c'è una bella andatura, un bel ritmo, mentre c'è Bertuzzi che ora anche lui va all'attacco del numero 209 e quindi guadagna la posizione il numero 25, il pilota del lago di gara di Marcesine della KTM Silver Action, mentre giustamente la regia di Luca Nocci inquadra la lotta delle posizioni immediatamente dietro la testa. Ora c'è anche Curlotti che va all'attacco di Gianmarco Cenerelli, under 21 Gianmarco Cenerelli, mentre sia Bertuzzi che naturalmente a Curlotti, Cervellino, sono tutti elite, come sono elite i due piloti che sono scappati, hanno un vantaggio di 5 secondi nei confronti di Toccacelli che è sempre terzo, ma attenzione perché Cervellino, almeno per quel che riguarda i giri veloci, è lì, mentre il miglior tempo assoluto lo ha fatto Nicolas Lapucci, come detto cambio di team per lui, ora veste la maglia del Revolution Piraz Racing, con la è rimasto fedele alla KTM, che però di cambiata di colorazione, quindi vedremo sulla pista che conosce bene Nicolas quello che riuscirà a fare. E Monticelli per il momento che tiene testa e gli tiene abbastanza la ruota, anche se c'è un piccolo spazio, vedremo se Monticelli riuscirà a colmarlo. Naturalmente la Pucci non è della stessa opinione che però sì, io ti dico, stavamo parlando di Pucci, un bel pilota, lo osservavo anche ieri nelle qualifiche e tutto questa mattina, è molto aggressivo, se tiene così la manche da capire se tiene la manche, perché sta girando veramente forte. Esatto, poi diciamo un difetto di Nicola, se vuole tirare un po' troppo le marce, c'è sempre il limitatore in azione, se riuscisse ad evitare questo problema che lo rallenta sicuramente avrebbe, faticherebbe un po' meno e farebbe molta più palla. Infatti lui è un gran cuore, come si dice, arriva a corrisponde a fuoco nel gergo, esatto. E quindi dai, speriamo tenga la manche, sì, spero che venga lui, ma è da considerare dai che e sia Toccacelli sì, un terzo, dai, è bello, se va a vedere, un bel ragazzo e merita. Anche lui, anche in questo caso, un piccolo team, come ce ne sono molti nel campionato italiano, però tutti ben organizzati, ben strutturati, molti lo fanno per passione, e Brian insieme al team Caparvi è uno di questi piccolissime realtà del mondo del motocross, ma che mettono tutto il loro impegno in quello che fanno, e lo sta dimostrando proprio il San Marinese, che ora però è stato già raggiunto da Michele e da Furlotti, quindi qui probabilmente si scatenerà una bella bagarre a tre per conquistare un terzo posto, attualmente nelle mani del numero 60 Brian Toccacelli, e qui tra scrubatori come Brian e come Michele ci sarà da seguirli per vedere la nuova tecnica di guida che ormai ha preso campo in queste ultime stagioni. Lo scrub sui salti, si schiaccia la moto, la si tiene bassissima il più possibile al terreno per riappoggiare quanto prima le ruote a terra e al gas. Infatti ci sono certi ragazzini che arrivano e ti chiedono di imparare lo scrub e devono ancora quasi a farlo l'assorbimento da un motoretto, quindi dai. Esatto, allora andiamo a vedere naturalmente oltre a quello che accade qui anche le posizioni di dietro, la tavola a fianco di Michele, ma gli chiude la porta assolutamente Brian Toccacelli. D'altronde ha avuto modo Brian di lottare con il vertice a San Marinese a Cingoli nella prima prova, un po' più in ombra nella seconda gara di Lavezia Tempi, e giustamente si riprende le posizioni che gli competono. Brian, anche perché sa che dietro c'è Cervellini, sa che dietro sta arrivando Simone Furlotti, la pilota della SM Action, il grande dominatore della prima prova dell'Europeo d'Arco, poi invece un po' di difficoltà, ma non
per un po' di sfortuna, partenze e cadute a ripetizione sia a Wagenpark che in Lettonia, lo hanno un po' penalizzato, lasciando la leadership della classifica a Morgan Desiardo. Morgan Desiardo oggi assente, il leader della classifica europea, perché sta provando delle moto, so molto ma non lo posso dire per correttezza, e quindi probabilmente almeno in questa gara non c'è stato. Furlotti e Cervellini hanno messo dietro Brian Docacelli, che in pochi metri si ritrova dalla terza alla sesta posizione, ma ha le capacità per rimanere incollato lì, Brian. Assolutamente sì, adesso lei si vedrà secondo me un po' di cambiamento tra 5 minuti, che comincerà a stancare la manche, e boh, vediamo anche se i due fuggitivi saranno risucchiati. Eh sì, perché intanto Monticelli, l'abbiamo visto inquadrato pochi istanti fa, era già molto vicino a Nicolas Lapucci, quindi è probabile che anche Ivo Monticelli con la KTM numero 128 voglia attaccare quanto prima chi lo precede, e infatti ne abbiamo visti nella curva di ritorno già Lapucci pressato, 6 decimi il ritardo di Monticelli, 9 secondi invece di ritardo di Cervellin, ma come dicevi bene te, perché conosci bene quello che possono fare i ragazzi, la gara è ancora relativamente lunga, mancano 9 minuti più 2 giri, ma è qui che viene fuori il fondo dei piloti più preparati. Lapucci è preparato, vedremo se lo sarà fino alla fine. Infatti non serve solo una volta fare il giro singolo veloce, ma la costanza fino alla fine che ti porta poi arrivare alla prima posizione. Esatto, allora è una pista particolare, bella, segnata come dovrebbero essere tutte le piste di motocross, non lisce per favorire gli amatori, non ce ne vogliono gli amatori. Intanto mi sembra che Monticelli ha già compiuto il sorpasso, ha impiegato meno del previsto a mettere le ruote davanti a quelle della Pugine, però rimane lì Nicolas, quindi vuole il risultato, perché lui ha già avuto gli onori della cronaca lo scorso anno a Città di Castello, poi purtroppo per la verifica fonometrica è stato tagliato nella classifica, ma vuole far vedere che il cambio di team è positivo, e lo sta dimostrando il secondo posto che sta mantenendo. Alle spalle di Monticelli gli rimane molto vicino, 8 minuti e mezzo, ma ora andremo a vedere quanto sarà il ritardo di Cervellin e Spurlotti. Già sono lì, stanno arrivando, li vediamo già nello sfondo che stanno arrivando velocemente. Lo Appucci però direi che si comporta bene, ha tirato comunque un 46, grande tempo per l'Appucci e per Monticelli in questo passaggio, considerando che hanno tirato e lottato. 46,9 per Monticelli, 48 per l'Appucci, 46 e 46 per Cervellin e Furlotti, quindi attenzione perché arrivano velocemente dietro, hanno girato 2 secondi più veloci di Nicolas, che sembra accusare il colpo, quindi la preparazione evidentemente per i piloti del mondiale, tutto l'europeo in questo momento gioca a favore di Monticelli, pilota della mondiale, di Cervellin, pilota della mondiale, e di Simone Furlotti, pilota dell'europeo, mentre l'Appucci accusa un attimo il colpo in questo momento. Vedremo se sarà, come fa di pugili, un po' stordito dal pugno simbolico ricevuto dal sorpasso di Monticelli, e se saprà riprendersi, visto che di tempo ce n'è ancora, 7 minuti più 2 giri, una seconda posizione da mantenere, ma soprattutto cercare di mantenere i 6 secondi di vantaggio che ha nei confronti di Michele Cervellini, che è lì dietro spinto e tallonato dalla Yamaha SM Action di Simone Furlotti. Poi le altre posizioni, rimane quinto Toccacelli, sesto Nicola Bertuzzi, poi Michael Mantovani, altro ragazzo di spicco, in settima posizione davanti a Forato, e Israele, pilota di casa del motoclub Brilliperi, che ospita questo terzo appuntamento, ma si stanno avvicinando alle spalle di Lapucci, si sta avvicinando Cervellin, che ha guadagnato nel frattempo anche qualche metro su Simone Simone Furlotti, dicevo, di Israele, che ha messo dietro Cenerelli, e poi il leader della classifica della Over 21, Luca Moroni, in undicesima posizione davanti a Joachim Furbeta, tutti i piloti più o meno impegnati in ambito internazionale, e si sta avvicinando, intanto lo vediamo anche grazie al monitor MGM Timing, l'ultimo giro a 47 per Lapucci, a 45 record sul giro in gara per Cervellin, che
Parizzani Previ sulle braccia del suo preparatore, che accanto a me, Alex, che dicevi, quando li vedo come se stessi in sella io. Sì, assolutamente, io non ho sopportato come in questa situazione parlare da fuori o col microfono, ma quando sono in pista sono veramente dentro, sia quando seguo ragazzi del club, ci sta tanto. Poi lui ha avuto molta esperienza, adesso sa quando è il momento di attaccare, perché si conosce molto bene fisicamente, ne sono convinto. Il Michele arrivi a, almeno spero, di che arrivi molto vicino, ma anche a Monticelli. E noi sarà un buon, una bene anche per noi, perché lotteranno e si daranno da fare e ci faranno divertire come stanno facendo. Oh, e guarda un po' che la Cucci mica lo molla, ha ripreso un buon ritmo Nicolas La Cucci, e non è lontano, sta tenendo un buon ritmo, bravo Nicolas, e a tenere il ritmo di Monticelli che là davanti sta cercando di scappare. Meno di 5 minuti, più due giri alla conclusione, il salto d'arrivo che mette i piloti alla base della partenza e del salitore di partenza, e La Cucci è tornato sotto addirittura. Infatti secondo me gli stimoli vanno oltre l'allenamento, sì. Come si dice, cambiato team, secondo me sono arrivati con gli stimoli, la rivalsa nei confronti del vecchio team, naturalmente, quindi per volte va oltre la psicologia, va oltre secondo me l'allenamento. Esatto, anche questa è un'ottima indicazione. Intanto però Cervellini ha portato a 5 secondi il Riccardo Monticelli e di conseguenza 4 circa nei confronti di La Cucci, come ci dice la grafica. Poi Furlotti, poi Toccacelli, Mantovani, bravo Michael Mantovani, anche lui ha affrontato le prime prove del mondiale motocross e direi che è stato un effetto positivo per lui, per l'altro ragazzo compagno di squadra di Furlotti nell'SM Action. Infatti quando vai più ad alto livello, dopo ti dà anche più convinzione di due mezzi, possibilità, dai più fiducia a tutti, arrivano poi i risultati. Lo ricordo, è un pilota che negli anni scorsi ha vinto il campionato italiano 125, un buon campionato ma non paragonabile al ritmo che c'è nell'MX1 e MX2. Bertuzzi settimo, ottavo Porato che paga pegno con i suoi 20 kg in più. Fatto una della seconda in partenza, sicuramente ha sentito quel peso che gli serviva nei cavalli per arrivare. Purtroppo per lui è gigantesco, ha 16 anni ma è alto 1,90 m quasi, e pesicchia, per cui su una 2,50 il peso si sente, ma spero per lui che questa sia l'ultima stagione di 2,50 che passi alla 4,5, perché infatti lui sta soffrendo molto e c'è da dire che ottiene dei grandissimi risultati per come è messo fisicamente. Lui è un cinghiale, come si dice, quindi il suo passaggio deve essere assolutamente alla 4,5, ma ora è troppo presto, è anche sì, giovane, quindi sì. Dai, Tesal ha iniziato ad andare forte nella 4,5, aveva 17-18 anni, quindi direi che il fisico di Tesal è anche un po' più piccolo, forse un po' più grande, quindi vabbè, ma ora seguiamo intanto il recupero di Michele Cervellin nei confronti di La Cucci, che comunque è stato veloce l'ultimo giro, 47,9 La Cucci, 46,8 un secondo e uno più veloce, ha rosicchiato qualcosa mentre si è rallentato un po' troppo. Furlotti a 49, Brian Toccacelli a 48, 49 Mantovani, 49 Porato, poi Bertuzzi e Israele che ha avuto la meglio nei confronti di Gianmarco Generelli. Tommaso Israele, come detto, pilota di casa anche lui e nel panorama internazionale, perché due settimane fa è andato a correre una prova del campionato inglese per fare esperienza. Grazie a chi lo segue in questa stagione, vuol dire il team Max Mart, a Simone Campettini, che direi stanno facendo un bel lavoro con questo ragazzo che fino ad ora era stato un po' troppo sfortunato, ma forse anche non sentito bene. Infatti i ragazzi hanno bisogno insomma di sostegno, e vedo che stanno facendo tutto un bel lavoro, come Furlotti col team Yamaha e esatto, SM Action, bravo. Stanno lavorando Giovanelli, Matteo Migliori, tutta la squadra di ragazzi, amici, appassionati, ma che lavorano bene e i risultati si vedono anche in questa occasione. Allora, andiamo a vedere intanto quello che accade con le sgrebate esagerate di Michele. Tornano sul rettilineo e vicino. Siamo. Che questo giro ha recuperato tanto Michele, e vede lì davanti La Cucci che è un po' meno aggressivo in questo momento, evidentemente un po' di fatica la sente, però ha girato a 46,1 contro il 46,2. Attenzione, perché se continuano questi ritmi, un minuto e no, tre giri alla conclusione,
Monticelli è un po' lontano, però anche la Pucci non è vicino, però c'è una cervellina che quando vuole attaccare si mette lì concentrato e lo fa nella, alla sua maniera, e ora vedremo se riuscirà a farlo. Spalanca l'acceleratore della sua Honda HRC, va a sponda, manco fosse un pop, come sulle piste ghiacciate, in questo caso qui le piste sono di terra, e va a vedere dove poter recuperare qualcosa su Nicolas Lapucci, che sta facendo una grande gara, ma ora dovrà vedersela con il ritorno del numero 747. Ormai Burrotti è lontano, così come Toccacelli, come Morato, che ha guadagnato la stessa posizione e ha avuto la meglio nei confronti. Ah, non c'è più, eccolo, Mantovani è caduto, purtroppo per lui è retrocesso in 14esima posizione. Noi lo possiamo vedere grazie al monitor dei tempi di MTM Time, che anche voi potete consultare sul vostro dispositivo, visto che se siete connessi sulla pagina Facebook potete aprire una finestrella e seguire anche l'andamento dei tempi sul vostro telefonino, computer o qualsiasi altro apparecchio tecnologico. Intanto andiamo a vedere naturalmente se Cervellina riuscirà a recuperare, il tempo è scaduto, quindi quando arriveranno sul traguardo Monticelli si troverà il cartello dei due giri al termine, e sono tutti vicini. Monticelli qualche metro di vantaggio con Michele Cervellina, che vede lì davanti Nicolas Lapucci, e saranno due giri da seguire, e che sicuramente Luca Loce, come sempre alla regia, seguirà con attenzione per farci vedere questa battaglia che si sta per scatenare. Monticelli anche sembra un po' in difficoltà. Togliti di lì il ragazzino doppiato Matteo Guadagnini, che sta per mettere in difficoltà il treno di testa, ripartito dopo essere caduto anche lui, mi sembra, in partenza, e ora cerca di imparare qualcosa da altri minuti di davanti. È stato molto bravo, perché pensiamo che lui è al 125, esatto, rispetto agli altri 4 tempi. Non mi sto muovendo un po' troppo sulla sedia. È agitatissimo Alex Zagni, l'attore c'è il suo pilota di, ma ci sono Monticelli e Lapucci che non si faranno da parte. Il primo tentativo di avvicinamento, di attacco per Michele Cervellin nei confronti di Nicolas Lapucci, e vedremo come andrà a finire. Per il momento eccolo qua, tornano nella parte centrale, un tracciato ridisegnato e ristrutturato, questo di Montevarchi, in work in progress, che continua, nuovo tratto questo affrontato ora dai piloti, però grande Nicolas, ma Michele non molla, ci sono pochi punti di differenza tra un secondo e un terzo posto, ma punti che sono e devono essere guadagnati per Michele, ma soprattutto anche da Nicolas Lapucci, che sta mettendo a segno la sua miglior gara fino a questo momento in questo inizio di stagione, e la staccata al limite per Michele Cervellini, che si avvicina a Nicolas Lapucci quando vanno ad iniziare l'ultimo giro ormai, la serie di wave ritmiche prima del salto d'arrivo, e ora probabilmente sta tirando tutto il piatto possibile la coppia in lotta per la seconda posizione, per andare a fare quest'ultimo giro in apnea e concentrarsi esclusivamente sulle traiettorie da affrontare e dove tentare la difesa e l'attacco da parte di Michele Cervellini, e la difesa di Lapucci. Primo tentativo, tenta all'interno, dovrà fare il miracolo Michele e dovrà difendersi alla grandissima Lapucci, perché c'è una seconda posizione all'esterno, sponda, niente da fare, poi è costretto a chiudere la traiettoria per far meno strada, e ora vedremo nell'ultimo e negli ultimi tre quarti di pista. Oh, rischio per Lapucci, qui ha perso qualcosa, ma non è stato abbastanza veloce da approfittarne Michele Cervellin, vanno alla compressione, poi c'è una S, una curva di ritorno, un triplo che riporta i piloti nella parte centrale del tracciato, e andiamo lì a vedere con il triplo lancio affrontato al comando da Ivo Monticelli, in difficoltà anche lui per un pilota che gli sta costruendo le traiettorie più veloci, ma il piccolo vantaggio che ha potrebbe, anzi sicuramente gli batterà, mentre Lapucci si difende, il tentativo di Michele Cervellin, incrocio di traiettoria all'interno, stai calmo Alex, stai tranquillo, solamente tra virgolette il campionato italiano, ma per il momento Lapucci riesce nuovamente all'interno e gli screpa
in faccia a Micheli e mette dietro per il momento la Pucci. Siamo sul traguardo, grande Nicolas, non è riuscito a resistere, ma grande Ivo Monticelli lì davanti, vince gara 1 della classe MX2 con il... No, noi non c'era un altro giro, allora abbiamo sbagliato tutto. Hanno dato il cartello di giri, allora chiedo scusa e chiedo meglio, è vero, due giri adesso, chiedo scusa, noi eravamo presi dalla lotta e invece ci eravamo dimenticati, ci sta, eravamo talmente presi da questo inseguimento che pensavamo la gara fosse finita, invece mi hai fatto agitare, chiediamo scusa, verremo frustrati quando ci incontrate, non so, da tutti i colori, le accettiamo quando facciamo errori. Siamo i primi ad ammettere, ma con l'onda dell'entusiasmo ci eravamo già dati per... avevamo già dato a finita la gara, invece niente da fare. Meglio perché però vediamo altri due giri e attenzione perché ora Monticelli non può mica scherzare, perché dietro c'è chi sta tirando e c'è Michele Cervellini che si ricorda bene lo scarpo che ha avuto all'ultima curva di Ravezza Terme, quando Ivo con una manovra incredibile, una traiettoria percorsa a velocità supersonica, è riuscito a mettere le ruote davanti proprio all'ultima curva e vincere la gara alla mezza termine della gara precedente. Quindi dente avvelenato per Michele, che mi sembra di aver intravisto lì vicino nell'inquadratura stretta, mi sembra di aver già visto il parafango rosso. Eh sì, allora attenzione perché c'è una replica a distanza di quasi un mese di quello che è avvenuto alla mezza terme, e in questo giro che sta per iniziare come l'ultimo giro di gara 2 alla mezza terme, sicuramente ci sarà battaglia, i doppiaggi da effettuare potrebbero creare qualche problema. Per il momento vengono superati da Ivo Monticelli e dall'inquadrato Michele Cervellini, eccoli qua al culmine del salitore di Montevarchi, uno in ruota all'altro, uno in scia all'altro, traiettoria interna per Ivo, subito primo attacco per Michele, niente da fare, respinto, poi zig zag, si butta all'interno, gli chiude la traiettoria giustamente, e lì davanti è lui che sceglie le più veloci. Ora attenzione perché c'è la curva con la sponda, il bordo esterno percorso, oh mamma mia, ognuno vuol fare la sua gara, ma ha visto come ha perso un attimo l'anteriore, ma è stato bravissimo a riprendere il controllo della sua Honda HRC ad inseguire la KTM Marchetti Leopard Racing del marchigiano, che si sbilancia per un attimo, la compressione gli fa sollevare il posteriore, ma è riuscito a mantenere il controllo. Ora subito nella curva successiva per il lancio del triplo, per un attimo li abbiamo persi, eccoli qua, triplo lancio, un doppiato da superare, e fine in vista, ne è rimasta poca all'esterno Monticelli, questa volta si rinvertono le traiettorie, salta lungo Ivo, e Cervellino è lì, ora attenta, ma non c'è spazio in questo tratto di pista per cambiare traiettorie, sta cercando di stringere le traiettorie Cerve, però ora andiamo nell'ultimo tratto di pista e qui di spazio ce n'è poco, è qualche metro guadagnato, ma non molla Michi, tenta l'esterno, all'interno Monticelli che esce un po' più lento, poi va zitta a gare davanti nelle wave, non ce la fa, è Ivo Monticelli, vince gara 1, bellissima gara ancora una volta, che bello che è il motocross, meglio che non lo so, bravo Michi, bravi tutti e due, bravissimo Nicolas Lappucci, direi una bella prova d'orgoglio per il pilota toscano. E allora ragazzi, è stato un grande spettacolo, ora una brevissima pausa, rimanete sulla pagina Facebook Sport Television perché ci gusteremo anche gara 1 della classe MX1. Grazie Alex. Grazie a voi, ciao a tutti appassionati. A più tardi.